Ciao amici di Low Pills, oggi parliamo di urla e schiamazzi notturni. Questa fattispecie può avere una doppia rilevanza. Innanzitutto può essere rilevante in ambito penale. Qualora le urla e gli schiamazzi notturni disturbino un numero indeterminato di persone e superino la normale tollerabilità, i soggetti responsabili possono essere chiamati ad affrontare un procedimento penale e alla fine essere sanzionati. Qualora si voglia ricevere però il risarcimento del danno, in questo caso è necessario costituirsi come parte civile nell'ambito del processo. Questa fattispecie può però avere anche una rilevanza in sede civile, quando infatti le urla e gli schiamazzi disturbano una o poche persone. Il soggetto disturbato può chiamare in giudizio civile il soggetto responsabile e, dimostrando l'illecito e il danno, chiedere il risarcimento del danno. Low Peace!